Siamo svegli. Il sedativo ha fatto effetto per poco. Puoi provare a slegarti, ma ho imparato a fare i nodi da mio zio Fester. E mio zio Fester è stato un anno prigioniero dei pirati in Thailandia. Ho imparato lì. Quindi puoi urlare. Mi diverto. Chiederei perché sei qui. Dove sei? Sei nella mia stanzetta di divertimento. Quindi, per evitarti, sarei tu a essere torturato. Un po' ti invidio. Sai che fatica a trovare qualcuno che ti tratta come ti tratto io? Un vero professionista. Quindi, sto sperimentando una nuova pratica. La tecnica si chiama ASMR e ho fatto un po' di indagini. So che ti dà estremamente fastidio. Anche a me. Infatti l'ascolto tutte le sere. Ma so che per voi normale il fastidio non è piacevole. Quindi oggi andrò a fare dell'SMR su di te. Proprio così. La prossima volta ci penserai due volte. E aspetta che abbasso la voce. Cominciamo allora. Sono emozionata. Ma no, mi passeresti il verme? Se lo passerò sul tuo viso. Devo dire infatti, giusto per informazione, non che ti riguardi. Sto affinando questa tecnica, appunto rivolta a persone che non la sopportano. E prenderò appunti per migliorare. Proprio così. E ti fa venire tutti questi brividi. Che a te non piacciono. Sul collo. Le spalle, dimmi.
Vieni qui. Normalmente, giusto per essere chiara, non ho mai contatto con le persone, ma questo è un fine superiore. A questo mi ha regola. Qui. Lo so, non ti piace. Seconda parte, ma no, mi passerà sulle ossa. Meraviglia. E adesso ti faccio ascoltare. Lo sai che una cosa che di solito non sopporto? Non guardare le mie mani. Purtroppo una compagna di stanza che mi ha obbligata, dopo una scommessa persa, a mettermi questo. Troppo colore. Guarda che meraviglia.
Dimmi ora, come ti senti? Molto antico questa macchina da scrivere. Ma sicuramente il suo pagina. La prossima tappa di questo splendido percorso è sempre la mia collezione privata, ne vado molto fiera. Avevo 10 anni, stavo passeggiando, era una splendida, uggiosa, grigia. Di viscido sulla mia caviglia. In curiosità mi chino ed era un ranocchio. Sfortunatamente per lui, fortunatamente per me, non è. Quindi l'ho preso per affinare l'arte della dissezione. Finita questa parte scientifica e divertente, ho conservato il guscio del corpo in formaldeide e l'ho tenuto di questa dolce serata in camera mia. Non per me, anche se ci spero sempre. Ebbene, ho usato una tecnica simile alla mummificazione. Guarda che meraviglia. Sulla coda. Ho aggiunto un piccolo foro. Io ho preso questa reliquia per
come fa un suono che potrebbe innervosirti molto. Poi appena vengo in camera. Tutto un po' di formaldeide sulla pelle. Sofferenza più per me. Com'è stato? Me lo segno. Sai, sto scrivendo un libro di tecniche. Lo vorrei pubblicare entro febbraio. Penso che in giro ci sono solo dei librazzi. Thank you.
Mi è già annoiato. Hai sofferto, sì, ma... Forse sono stata troppo buona. Vedrò se potrò migliorare in questa tecnica dell'SMR. Normale. Proprio male.